Nella settimana dal 9 al 15 si sono avuti 815 casi di influenza in Puglia, è quello che afferma il centro epidemiologico Influnet, rendendo noto che quelli più colpiti dall'influenza sono i bambini da 0 a 4 anni e dai 5 ai 14 anni. Le cause di questo picco influenzale sono da attribuirsi anche alla forte ondata di maltempo degli scorsi giorni che ha costretto molti pugliesi a letto con i vari sintomi del caso. Il presidente della Coldiretti Puglia, Gianni Cantele, ha affermato che il miglior modo per prevenire e combattere le malattie stagionali resta l'alimentazione. È dunque importante assumere molta frutta e verdura come arance, kiwi, mandarini, spinaci, cicoria, zucca e via discorrendo, anche sotto forma di succhi e centrifugati ricchi di vitamine, soprattutto quelle del gruppo C e P. Anche i legumi come lenticchie e ceci possono rappresentare un valido aiuto, essendo ricchi di proteine, sali minerali, ferro e calcio, ma il rimedio più in voga al momento resta il succo di melegrane ricchissimo di antiossidanti. La Coldiretti, mettendo a punto una vera e propria dieta antigelo, ha affermato poi che è necessario aumentare le calorie assunte durante l'arco della giornata con una ricca colazione o un pranzo a base di zuppe per rinforzare le difese immunitarie, ricordandosi anche di consumare uova e carne magra per combattere lo stress della stagione invernale.